Allora il tizio entra in chiesa, va a confessare, arriva al confessionale, si inginocchia, al prete dentro, apre la tendina, come apre la tendina, Mario, Antonio, non ci posso credere, ma proprio tu sei. Escono da fuori, si abbracciano. Dice, ma quanto tempo è passato? Ma può essere che sei diventato prete? Ma te come, quando andavamo ai superiori, eri il più sovversivo di tutti, andavi con l'unità in tasca, mo sei diventato prete? Dice, sai, le cose cambiano, c'ho avuto un'illuminazione, ma tu piuttosto parlami di te, che fai? Anzi no, non mi di niente, indovino io. Tu eri il più secchione della classe, minimo sarà diventato l'ingegnere, un dottore. Dice, no, guarda, non puoi capire, non indovinerai mai quello che faccio. Dice, che fai io? Faccio l'acrobata al circo d'oro. Ma che sa? Ma tu avevi l'insufficienza all'educazione fisica, non riuscivi anche a fare la capriola, mo fai l'acro. Ti giuro, faccio l'acrobata al circo d'oro, no, non ci credo. E mo te faccio vedere, se leva la giacca, via, fa un salto mortale e monta sopra l'altare. Da sopra l'altare, carpiata all'indietro, si attacca al crocifisso. A risalta giù, a un certo punto entrano due vecchiette, te trovano il prete davanti al confessionale così. Questo che saltava da una parte all'altra gli fa, Amarin, se confessiamo, guarda il penitenza che toccava oggi.